Paolino mi ha preceduto, Paolino ha citato il versetto con cui volevo iniziare questa meditazione ed è bella questa, questo intessuto glorioso, particolare, questo ordito fantastico che solo lo Spirito Santo può fare. Allora, la volta precedente, la settimana scorsa, ho parlato della grazia e c'è quel versetto che voglio semplicemente citare, non l'ho chiesto a Marco di farlo, ma la mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Che bello questo versetto! Non è un tanto per dire, no, 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 è proprio una cosa gloriosa. E questa forza, questa potenza che Paolo ha espressamente, gloriosamente detto in Secondo Corinzi, ma anche Paolo Baldari, un attimo prima di me, questa grazia, questa potenza include tutto quello che è la sua persona. E che cos'è? Qual è la sua persona? Tutto quello che Gesù ha compiuto sulla croce, nella sua sepoltura, abbiamo sentito, è sceso, ha predicato qualcosa di particolare. Dopo 3 giorni c'è stata questa dichiarazione gloriosa da parte del Padre e la risurrezione, perché in lui, con lui, noi abbiamo vinto anche la morte. Tutto il potere che è disponibile nel suo nome, nel suo spirito, nella sua parola, in questo patto migliore, partendo dal patto che ha fatto con Adamo, con Noè, noi abbiamo un patto migliore. Ecco, le chiavi del regno, il potere della fede, l'armatura di Dio, il potere della preghiera. E arriviamo fino al versetto che Paolo, fratello Baldari, ha citato Luca 4,18, e voglio chiedere ai fratelli di farlo vedere. Gesù dice: gloria al nome del Signore, lo Spirito del Signore è sopra di me perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, per recare la buona novella agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri, per proclamare libertà a quelli che sono schiavi e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri. Questo è quello che lo Spirito di Dio, quello che Dio Onnipotente, Dio Padre, verbalizza in Isaia capitolo 61, e Gesù in quel giorno, di sabato, prendendo il rotolo, legge esattamente questa gloriosa verità. E questo, quello che preceduto dal fratello Baldari, è proprio questo, che lo Spirito era su Gesù. Gesù ha vissuto una vita completamente guidata dallo Spirito Santo. È quello che anche noi dobbiamo vivere, dobbiamo fare giorno dopo giorno. Questo contatto visivo, questo occhio, questo occhi di Gesù sul Padre, per fare quello che vedeva dal Padre nella quotidianità della vita. Gesù si preoccupa per ogni aspetto della tua vita, spirito, anima e corpo. Noi siamo in 3 parti, non c'è qualcuno che parla di 2. Io credo fermamente che se siamo stati fatti all'immagine di Dio, alla somiglianza di Dio e avendo il suo dominio, noi siamo in questa 3 parti: il nostro spirito che viene vivificato alla nuova nascita, l'anima che è lo sportello o la finestra fra il mondo visibile e il mondo invisibile, e il nostro corpo. Noi viviamo in questo mondo decaduto, spezzato, distrutto. L'ho detto la volta scorsa, non è il concetto che Dio aveva del mondo, assolutamente. Noi non siamo stati creati per essere soggetti al continuo assalto del male, del dolore, della perdita. Il modo in cui affrontiamo le nostre sfide mentali, emotive e fisiche gioca un ruolo importante nella nostra salute fisica e nella guarigione protratta nel tempo. Purtroppo a volte il senso di colpa, il dolore, la depressione, lo stress, la paura, le relazioni che vengono strappate possono opprimerci al punto di farci crollare mentalmente, emotivamente e fisicamente.
Molte malattie, lo dice la scienza, sono legate allo stress. Incidenti, disastri naturali, guerre, abusi, violenze possono sopraffare i nostri sensi, la nostra forza, al punto che i nostri corpi si rompono e le malattie prendono piede. Ma grazie a Dio per l'unzione di Gesù in noi, che è stata progettata per portare la liberazione ai prigionieri, guarire i nostri cuori spezzati, mettere in libertà coloro che sono feriti nelle loro anime. Mentre Paolo mi ha preceduto, io danzavo nella mia stanza. È vero, c'è potenza nel nome di Gesù, è l'unica arma, è una delle gloriose risorse che il Dio ha dato alla Chiesa. E la Chiesa non è una denominazione, la Chiesa sei te, perché il tuo corpo, il mio corpo, è il Tempio dello Spirito Santo, e noi possiamo vivere in quella gloriosa unzione. C'è un versetto dell'Antico Testamento che dice che l'unzione è quella che spezza il giogo. Quale giogo? Il giogo mentale. Se noi non vediamo con gli occhi del cuore, perché ancora ragioniamo con la nostra mente, e abbiamo questa gloriosa manifestazione della sua grazia. La mia grazia ribasta, perché la mia potenza si dimostra nella tua debolezza. Ma noi non siamo deboli, già l'ho detto la volta scorsa, noi siamo forti, ma io voglio essere debole davanti a Lui. Quando io faccio un paragone fra me e Lui, Lui è forte, il mio Signore Gesù, è Lui che ha vinto tutto, e nella sua vittoria l'ha data a me, l'ha condivisa la Chiesa. Nel suo nome c'è vita e vita abbondante. Che bellissima, gloriosa realtà. Che c'è un quest'altro versetto in Romani 15:13 che si collega perfettamente a quello che abbiamo sentito prima. Ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Questo è il nostro Dio, vuole riempirci di gioia, vuole veramente far sì che tutto quello che è inerente a Lui parta dal dentro del nostro essere per uscire fuori. E questo è il nostro mandato, il nostro comando, il nostro ordine, la nostra tabella di marcia. Io, il Dio della speranza, vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Ti riempirà di gioia e pace attraverso il credere. E qui, purtroppo, sentendo alcune delle vostre telefonate, confrontandomi con la realtà del mondo circostanza, del circostante, purtroppo non crediamo. O almeno crediamo un pochino. Crediamo, ma non quel credere a cui io e te siamo chiamati. E qual è quella chiamata del nostro credere? Lo troviamo in Romani 4:21, che dice questo. L'ho scritto qua e dice che il Signore possa aiutarci proprio questo. Pienamente convinto, sta parlando di Abramo, grazie. Pienamente convinto che in quanto egli ha promesso, Dio aveva promesso, è anche in grado di compierlo. Pienamente convinto. Il nostro credere è un pochino convinto. Sì, era un peccatore, ma adesso ancora, lo sai quello che sta succedendo? No, no, no. Quando si parla di credere, noi dobbiamo essere pienamente convinti. Ieri c'è stato un culto nel nostro locale, un incontro, e ho visto, in questo vialetto, ho visto venire questa sorella, la sorella Paola, che non so se sta venendo, Dio la benedica. Era raggiante, era luminosa, era particolarmente differente, gloriosamente differente. Ma che era successo?
che mentre viveva la sua giornata, ieri, mentre aiutava una signora a portarla, una signora di una certa età, portandola in fare una commissione, sente questa voce, questa parola, lasciati andare. Aspetta un attimo, che lascia andare, che io sto qua, c'ho questa... Lo Spirito Santo le ripete con particolare tranquillità, come fa lo Spirito Santo, lasciate andare. E viene battezzata nello Spirito Santo. E mentre raccontava questa sua esperienza ieri, volava, era al di sopra di tutto quanto. E io questo voglio per ciascuno di voi in questa sera. Se è la prima volta che ci stai ascoltando, ti prego, accetta Gesù come tuo salvatore personale. Quello che ha detto Paolino, quello che ha detto il fratello Baldari, fallo, quella preghiera, spero che l'hai ripetuta. Se è la centesima volta che stai guardando Parola di Vita, se sono anni che stai seguendo il Signore, ti prego, inizia a credere pienamente convinto. La sorella Paola aveva il suo modo di pensare. Signore, io sto cercando il battesimo dello Spirito Santo, ma io voglio che tu, vorrei che tu, no, metti la disposizione del tuo cuore. Questa cosa, questa predicazione si basa solo sul tuo cuore. Ma che cos'è il cuore? È la parte più intima di te stessa. È la parte, il centro della tua volontà, è il centro del tuo libero arbitrio, è il centro delle tue priorità. Quello che pensi nel tuo cuore, tu lo sei. Pertanto, fai attenzione al tuo cuore con ogni diligenza, perché da esso procedono i sorgenti, i fiumi della vita. Dal buon tesoro del mio cuore prendo cose buone, dall'abbondanza del mio cuore la mia bocca parla, perché credo con il cuore e parlo ciò di cui credo. Sono tutti versetti che hanno a che fare con il tuo cuore. Allora, cerca il battesimo dello Spirito Santo, cerca quello che Paolo ha anticipato, questo rapporto con il Signor Gesù. Gesù è quello che dice Gesù, è glorioso nei suoi ultimi insegnamenti ai suoi discepoli. Io devo andare, io sono legato da un corpo, vinco la morte, risorgerò, risusciterò, ma manderò qualcuno che nello stesso momento che chiunque parla, lui opererà in tutto il mondo. In questo momento io vorrei portare alla vostra attenzione questo. Noi siamo qui, io sono a Roma in questo momento, sto parlando, e fratelli che stanno dall'altra parte del mondo stanno sentendo. Tecnologia, ma lo Spirito Santo fa una cosa differente. In questo momento, mentre io sto parlando di lui, lui sta convincendo di giustizia persone su tutto il pianeta, in tutto il pianeta. E che il Signore possa veramente farci capire questa gloriosa lezione. Quello che sto cercando di dirvi in questa sera è che dal dentro al fuori, quello che c'è nel tuo cuore, la guarigione che tu stai aspettando, guardala, vedila, ricevila prima nel tuo cuore. È lì che succede il miracolo. Il regno di Dio è nascosto, e dice Gesù, è in voi. Allora iniziamo a vivere questa gloriosa, iniziamo, perdonatemi, magari potessimo iniziare a vivere questa realtà in questa maniera da questa sera. Il regno è in voi. Tu non sei piccolo o piccola, calpestata, sballottata da venti di dottrina, da dicerie, da chiacchiere. No! Chi è in te ha vinto il mondo, e chi è in te ti dà forza per andare avanti. Chi è in te sa quello che tu stai provando, sa quello che stai vivendo, ma ti sta dicendo: coraggio, io ho vinto per te. Che il Signore possa aiutarci a capire perfettamente che tutto quello che ha a che fare con lui non parte dalla bocca ed entra dentro, no, parte dal più profondo del nostro essere, passa la bocca, ma raggiunge
cuori. Veramente nella creazione Dio ha fatto la stessa identica cosa, perché quando parla di Gesù nei Colossesi è questo: Dio pensa, non c'era un mondo, non c'erano leggi fisiche, non c'era l'acqua, non c'era la luce, non c'era, parlando dell'elettricità, la fase positiva e la fase negativa, era nulla, era l'assoluto nulla. Che fa Dio? Prima di parlare, pensa nel suo cuore, sia la luce. Gesù, parola crea, Padre, crede nel suo cuore, pensa nel suo cuore e proferisce la parola. E questo versetto che abbiamo letto, Romani 15:13, vi riempia di gioia, vi riempia di pace. Per cosa? Nella fede. E dove funziona la fede? Nella mente? È sbagliato. Nel cuore. Tutte le tue promesse sono sì, amen, nel nostro cuore. Tutta l'armatura di Dio parte dal dentro e copre la nostra mente. L'elmo della salvezza, la parola dello Spirito, è tutto dal dentro al fuori. Abramo, pienamente convinto, ci ha messo 25 anni per arrivare ad essere pienamente convinto. Io e te possiamo farlo adesso. Lo sai perché? La differenza fra noi e Abramo: Abramo era amico di Dio, noi siamo eredi. Noi siamo colui che ha strappato dal mondo del buio, dell'inferno, del peccato, e ci ha dato una nuova identità. Io sono quello che tu dici di essere. Allora, pienamente convinto per quanto egli ha promesso, è in grado di compierlo. Piuttosto che credere al telegiornale, al giornale, alle chiacchiere, alle maldicenze, alle tue sensazioni, ai tuoi sintomi, ai tuoi cinque sensi, alle tue paure, ai tuoi dubbi, inizia a credere alla parola di Dio, inizia a credere in Gesù, inizia a sapere, sentire, vedere che Gesù è vicino a te, ti vuole prendere per mano, ti vuole portare fino al battesimo dello Spirito Santo. Sì, è qualcosa che dobbiamo fare, perché è meglio essere ripieni di Spirito Santo che di tutte le chiacchiere di questo mondo. Il tempo recupera il tempo, inizia a ricercare il Signore, iniziamo a ricercare il Signore in questo tempo 2021. Io voglio vedere la gloria di Dio. Perdonate, mi ho sbagliato. Io voglio essere la gloria di Dio. Che il Signore possa aiutarti, e lascia che questa parola ti guarisca dall'interno all'esterno. La depressione, rompila nel tuo cuore, non sii più depresso. Lo sai perché? Tu e io abbiamo il dominio su tutto quello che vorrebbe offendere la creatura di Dio. Ha fatto bene Paolo a ricordarci: nuova creatura, tu non sei solo una nuova creatura, tu sei una nuova creazione. Che il Signore possa aiutarci a farci capire questo. Abbiamo il nome di Gesù troppo spesso: Gesù, 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 Gesù. No, 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 non esiste la parola magica nel cristianesimo, non esiste il mantra, qualcuno che ti deve motivare per far funzionare la fede. La fede è naturale, nel tuo cuore. Qual è la promessa che hai di bisogno? Prendila, vivila nel tuo cuore, che gli occhi del tuo cuore possano aprirsi. E inizia a far partire la tua fede da quel punto di contatto. Ripeto un'altra volta, la seconda parte di Ebrei 11:1, la seconda parte è dimostrazione di realtà che non si vedono. Lo sai che significa? Che ci sono, che ci sono, perché questo nostro Dio non è bipolare, è qualcosa di glorioso. Me lo metti a tutto schermo, per favore, il versetto. Se Ebrei non riesco a vederlo bene, ma che il Signore possa, eccolo qua,
è certezza di cose che si sperano. E io ho letto in Romani, è l'Iddio della speranza, il nostro Dio, l'Iddio della speranza. E questa seconda parte è dimostrazione di realtà che non si vedono. Io credo fermamente, e ripeto quello che ho sentito dal mio fratello prima, il Covid è una malattia, Gesù ha pagato il prezzo sulla croce. Per i suoi dividori noi abbiamo ricevuto guarigione. Tu ci credi? Sì, no, tanto semplice. Possiamo guariscimi tante volte, basta una volta. Io so che tu hai pagato il prezzo per la mia guarigione, per la mia depressione, per questa... c'è una telefonata che mi rimbalza nel cuore. Dio non ti maledice, Dio ti benedice, ma ho sbagliato, corri al trono della grazia, vai e ricerca il sangue di Gesù, riprendi autorità, rimettiti in piedi, non scappare mai da Dio, corri sempre a Lui. E voglio pregare in questa sera, Signore, in questo momento è la tua parola, quello che mi ha preceduto Paolo l'ho voluto e lo devo di nuovo approfondire. Signore, grazie per i miei fratelli. Signore, ma la tua gloria, la tua potenza è quella gloria e potenza che tu hai promesso a tutti coloro che confidano nel tuo nome. Signore, noi non siamo orfani, non siamo sballottati a destra e a sinistra, tu non sei il Dio che inizia l'opera e poi la ferma, no, la tua opera è completa. E io credo in questa coerenza tua, oh Padre, questa coerenza dove tu dici qualcosa dalla Genesi, e noi in questo tempo, nel 2021, è tutta per noi. Benedici chi ascolta in qualsiasi parte del mondo, cuori che si aprono alla tua gloria, Signore. Signore, tu sei un Dio incredibile e veramente dovremmo saltare di gioia, perché le tue promesse sono sì e amen. Tu hai dato a noi il dominio di fare nostra la tua parola, e noi vogliamo Gesù, e noi vogliamo il tuo Spirito Santo, e noi vogliamo la tua guida, e noi vogliamo i tuoi doni, e noi vogliamo veramente il frutto dello Spirito che decidiamo noi, perché noi vogliamo portare molto frutto alla tua gloria. Benedici i fratelli che seguono, benedici gli ascoltatori, benedici l'opera tua di parole di vita, Signore, e noi proferiamo parole di vita, perché tu sei il Dio della vita, della luce, dell'amore, e ogni cosa, Signore, come tuo figlio, come i tuoi figlioli, chiediamo nel nome di Gesù, nostro Dio, benedetto in eterno. Amen.